Era felice, felicissimo di aver vinto 500 euro dopo aver acquistato un biglietto miliardario. Ma la verità era diametralmente un'altra. 500 c'era, ma c'erano un sacco di altri zero dietro. Così un uomo anziano ha vinto 500.000 euro. La dea bendata ha voluto baciare un pensionato di circa 70 anni di Cassino. L'uomo ha addirittura avuto una seconda fortuna, perché dopo aver grattato il biglietto pensava di aver vinto 500 euro. Quando però si è recato nella tabaccheria numero 8 di Cassino, che si trova lungo Corso della Repubblica, lo hanno informato che la cifra che aveva vinto era di 500.000. Dunque, tanti auguri all'anziano che ha vinto mezzo milione di euro. Vincere alla lotteria è una fortuna che capita a poche persone nella vita. Vincere due volte nell'arco di tre anni è capitato però a 50enne americano che ha ottenuto quasi 4 milioni di dollari, pari a circa 3,5 milioni di euro. Evento che solitamente, anzi, raramente avviene massimo una volta nella vita. Il fortunato vincitore è Mark Clark, 50 anni, della contea di Monroe, Michigan, Stati Uniti. Il primo biglietto fortunato è stato giocato nel 2017. Grazie a quella vincita aveva già potuto stappare lo champagne, visto che aveva vinto ben 4 milioni di dollari che gli ha consentito di smettere di lavorare e permettergli di andare a pesca con suo padre. Lo scorso fine settimana, un'altra giocata, ancora da 4 milioni di dollari. Sono veramente entusiasta. Due volte in tre anni. Ho pensato che fosse troppo bello per essere vero. Le possibilità di vincere due volte in così breve tempo sono praticamente inesistenti, ha detto l'uomo ABC News, un'emittente televisiva statunitense. Mark Clark, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dell'OELO dei diritti, ha spiegato che deve la sua eccezionale fortuna a un portafortuna che ha ricevuto da suo padre circa 10 anni fa, con il quale gratta i suoi biglietti. Mio padre, purtroppo è morto un anno fa per problemi di salute. Ti potrebbe anche interessare.